Qui è stato possibile vivere ancora il rapporto dell'uomo, il mare e la terra. Noi appena abbiamo saputo in realtà della notizia eravamo super contenti perché sapevamo che ci aspettava una settimana di sport, ma soprattutto una settimana all'aria aperta, pure senza cellulari. Qui invece siamo proprio nella natura aperta e ci stiamo praticamente tutto il giorno. È una cosa che ci collega molto al nostro indirizzo. Ci ha costretto a essere attenti e essere rispettosi perché ormai sappiamo i pericoli che incombono e possiamo prevenirli facendo tutti un piccolo gesto. Quello che prevede il nostro piano didattico è metterli alla prova in un ambiente esterno rispetto alla scuola perché possano sviluppare delle soft skill, delle abilità che normalmente in ambiente scolastico non si possono sviluppare. Dove i ragazzi hanno modo di socializzare con le altre scuole della rete, integrarsi. Anche giocare qui a basket o a ping pong perché c'è stata una socializzazione sia per noi classe e sia con gli altri thread, quindi ci siamo potuti conoscere e confrontare. Questa tipologia di esperienza mette loro nelle condizioni di potenziare ulteriormente la trasversalità delle competenze, degli apprendimenti. Permette ai ragazzi di vivere grandi momenti di eccellenza dal punto di vista delle relazioni umane e soprattutto di cultura del sistema. Quindi vuol dire che in questo primo anno noi abbiamo seminato tanto. Loro hanno provato a lavorare, hanno provato a raccogliere qualcosa, ma adesso è il tempo della consapevolezza per loro. Adesso, quest'estate, è il tempo nel quale devono riflettere sul lavoro che abbiamo fatto. La modalità con cui si studia durante l'anno, quindi si affronta la parte didattica, rende, diciamo, questo liceo molto leggero, molto interessante e molto stimolante. Alla fine dell'anno mi trovo in un liceo che mi ha insegnato che la transizione digitale e la transizione ecologica sono due materie importantissime per l'esistenza dell'uomo e che quindi un equilibrio tra sviluppo e equilibrio con la natura esiste.